Signora, ci benedica, fratello, amen. Vogliamo cominciare con il cantico 432, grande è il nostro Signore, fratello, amen. Grande è il nostro Signore.
Alleluia, grazie Padre, amen. Grazie al nostro caro Padre ancora questa mattina, Signore, sapendo, Padre, quanto è grande la Tua benignità di poterci ancora accedere, Padre, questo grande privilegio di poterci dare, Signore, di poter entrare davanti alla Tua presenza, Signore, amen, per quel grande sacrificio fatto dal Tuo figliolo, Cristo Gesù. Benedicici quindi, Padre, ancora stamattina, Padre, attraverso il Tuo sangue, Signore Dio, attraverso, Padre, il perdono dei nostri peccati, Padre, attraverso il darci, Signore Dio, ciò che i nostri cuori chiedono, Padre, ancora guarici dalle nostre infermità, Signore, ancora, Padre, per questa nipote, Padre, del fratello Salvatore, la mettiamo nelle Tue mani, Signore Dio, possa Tu benedirla, Padre. Alleluia. Ancora, Padre, per le nostre vite stesse e per la parola di questa mattina, Signore Dio, il quale, Padre, sarà veramente un ristoro per le nostre anime. Grazie, Signore. Quindi benedicici, Padre, ancora aiutaci tutti, Signore Gesù, e soprattutto, Padre, che la Tua presenza ancora stamattina possa essere presente, perché è una Tua promessa a cui noi crediamo. Grazie, Signore. Ogni cosa le chiediamo nel nome di Cristo Gesù, il benedetto. Amen. Alleluia. Invitiamo a soldi, fratelli. Amen. Amen. Signore, ci benedica. Divorzio e nuove nozze alla luce dei suggelli aperti. Parte terza. Il passo è Genesi, capitolo 3, versetto 16. Dio disse alla donna: io moltiplicherò grandemente le tue sofferenze e le tue gravidanze. Con doglie porterai i figli. I tuoi desideri si volgeranno verso il tuo marito, ed egli dominerà su di te. Amen. In principio Dio creò l'uomo a sua immagine, e li creò maschio e femmina, uomo e donna coeguali. Il concepimento doveva avvenire spiritualmente, così come fu con Maria. Amen. Amen. Fratello Giosuè. Matteo 1,18. O la nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria, sua madre, era stata promessa in matrimonio a Giuseppe. Ma prima che iniziassero a stare insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Amen. Amen. Bene, finiamo con una preghiera. Padre, eccellente Signore, ancora veramente grazie per questa giornata qui, Signore, in cui noi siamo qui sotto il Tuo cospetto, Signore, ancora una volta ad ascoltare le Tue rivelazioni, le Tue verità, Signore, e ancora a lodarti e pregarti, Signore. Veramente, ancora vuoi Tu benedire il fratello Enzo, che programma questo giorno, Signore, per stare in compagnia con Te, Signore. Ancora tutti i fratelli presenti, gli assenti e ancora gli ammalati e più bisognosi, Signore. Amen. Tutta la sposa sparsa in tutto il mondo, Signore, veramente. Vuoi Tu benedire questi ultimi giorni, Signore, veramente, dove nel mondo ormai c'è caos e malattie, Signore, ma solo Tu ci puoi aiutare, Signore, veramente. Vuoi Tu ancora perdonare ogni nostro peccato, Signore, e vuoi Tu veramente aiutarci la prossima settimana ad affrontare il lavoro, Signore, veramente. Ancora una volta grazie di tutto, grazie per la vita che Tu ci doni, Signore, ancora una volta grazie per i profeti che Tu hai mandato nelle diverse epoche, Signore, ancora per questa epoca, per il fratello Branham, veramente grazie. Alleluia. Signore, veramente grazie per le verità che Tu ci hai dato, Signore, veramente grazie di tutto e ogni cosa la chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Il Signore ci benedica, fratello Enzo. Allora, facciamo un altro canto, poi lasciamo il fratello Giuseppe, e così entriamo nel merito di questa lezione. Amen. E allora, andiamo. Allora, facciamo qua. Il 442, tutto il mondo è nel dolore. Amen. Il mondo è nel dolore, ma perché diciamo no? Non temete nella morte, desiderai il Salvatore. Seguiamo il Sant'Agnello sulla terra e poi nel cielo. E da noi tutto sapremo e quelli ame. E quelli nel mattino sapremo i
Padre Santo Celeste, Signore, veramente ti ringraziamo, Signore, perché noi ci sentiamo dei privilegiati, Signore, ancora in questo giorno, Signore, come abbiamo cantato, Signore. Oh, Signore, quante cose sapremo in quel dì, Signore. Oh, Signore, ma Tu hai preparato già un giorno, Signore, per la Tua sposa, Signore, quando Tu non avevi sigilli, quando ogni Tuo mistero è stato rivelato, Signore, ma soltanto per i Tuoi figli. Ecco, Signore, dov'è questo privilegio, Signore. Oh Padre, veramente, Signore, ti ringraziamo, Signore, perché Tu ci hai fatto uscire fuori dalla Babilonia, Signore, ci hai fatto uscire, Signore, fuori dai sistemi religiosi, oh Padre, da tutte le organizzazioni. Alleluia, che hanno una sola testa, Signore, che hanno un solo capo, Signore. Oh Padre, Signore, ma Tu, Signore, come in ogni tempo, Signore, come nell'Antico Testamento mandato dei profeti, che erano uomini di deserto, Signore, ancora, Signore, in questo Nuovo Testamento, Signore, ha mandato dei messaggeri profeti, Padre, ancora che erano uomini che erano di deserto, Signore, fuori da ogni organizzazione, Signore. Signore, che praticamente hanno portato la Tua verità, Signore, non dottrina di uomini, Signore, ma la Tua verità, Signore. E ha fatto crescere una sposa, Signore, che oggi, Signore, è arrivata a maturità, Signore. Oh Padre, perché veramente, Signore, vediamo, Signore, che i tempi ormai sono compiuti. Alleluia. Vediamo, Signore, che il tempo è finito, Signore, perché questo è il tempo di raccolta, Signore. Non un tempo di risveglio, come ancora predicano le chiese, Signore, ma un tempo di raccolta, Signore, perché più di 50 anni sono passati, Signore, quando la Tua sposa è stata svegliata, Padre. E con questo messaggio, Signore, attraverso il fratello Branham, Signore, abbiamo avuto quell'olio, Signore, da mettere le lampade, Signore, per rimanere ancora vigili, Signore, e per non farci sedurre, Signore, di quello che sta succedendo oggi nel mondo, Padre, a livello religioso, a livello politico, a livello economico, Signore, dove delle guerre, Signore, si stanno preparando, Signore, oh Padre, dove tutti gli eserciti si raduneranno nella valle di Megiddo, perché vorrebbero, Signore, con la scusa, Signore, di fare guerra agli arabi, Signore, per la scusa del petrolio, Signore, ma loro si stanno preparando per combattere il Tuo ritorno, Signore. Oh Padre, perché noi sappiamo, Signore, che c'è un Tuo ritorno in questa terra. Oggi siamo qui a testimoniare il Tuo ritorno, non un passaggio da questa terra al cielo, Signore, che sarà soltanto per 3 anni e mezzo, Signore. Ma, Signore, noi, Signore, guardiamo a quel ritorno, a quel regno che Tu, Signore, farai in questo mondo, Signore. Oh Padre,
guardando a quel regno che tu stai preparando per questo mondo, Signore. Non un altro mondo, Signore, ma in questo mondo con i tuoi figlioli, Padre. Grazie, Signore. Benedicici, Signore, ancora con la tua parola di oggi, Signore. Benedici per Lorenzo, la tua sposa nel mondo, Signore. Ognuno di noi, Signore, qui in questa sala, Signore, la tua sposa nel mondo, Signore. Veramente, Signore, vuoi tu perdonarci ancora? Guardaci attraverso il sangue di Gesù Cristo. Noi non siamo nessuno, Signore. Padre, veramente, Signore. Ascolta, Signore, le nostre preghiere. Esaudisci, Signore, ancora ogni nostro bisogno, Signore. Che sia di salute, Signore, che sia di lavoro, Signore. Che sia ancora di cibo, Signore. Che veramente ancora in tutto il mondo, Signore, c'è gente che soffre la fame, Signore. Oh Padre, dopo 6.000 anni, Signore, dopo che si predica una civiltà evoluta, Signore, c'è un terzo del mondo che soffre la fame, Signore. Oh Signore, soltanto il tuo regno, Signore, può ristabilire ogni giustizia, Signore. Per questo noi aspettiamo questo giorno, Signore, Signore, del tuo regno, Signore. Grazie, Signore. Ogni cosa le chiediamo nel tuo santo nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. E allora? Allora, queste settimane abbiamo dedicato a questo divorzio e nuove nozze, no? E vi posso dire che abbiamo lasciato un segno in giro perché alcuni ci hanno accusato di usare la parola a proposito per difendere dei nostri misfatti. Qualcuno ha detto, a 38 anni che sono nel messaggio, cioè, francamente non posso mai dirti, allora noi non dobbiamo mai dire siamo arrivati, perché noi cresciamo giorno dopo giorno. Uno, quando una persona, molte volte sento dei fratelli dire, io conosco tutto, noi non conosciamo nulla, fratelli. Noi non conosciamo nulla, perché noi abbiamo portato cose in queste 3 settimane che molte fratelli sono rimaste a bocca aperta, perché non si conoscevano neanche che esisteva un atto di divorzio scritto, documenti antichi e così via, appunto, che ci hanno pure accusato che è un falso che abbiamo creato o hanno creato qualcuno su internet, no? Quando sono documenti presentati in studi che hanno fatto grandi società bibliche e quasi varie, no? Perché come un referto storico, come il codice d'Ammurabi, che hanno trovato ancora prima di Sara e Agara essere sulla scena, cioè diciamo quello che noi abbiamo detto domenica, prima che ancora l'esodo fosse, vi fa male, vi spegniamo, queste da qua. Quindi, io mi ritengo un ricercatore, fratello. Io sono uno che per la verità cerco di trovare sempre qualcosa di apporre a quello che è il messaggio che noi predichiamo. E possiamo dire, fratelli, che mai una volta Dio ci ha deluso. Come questa mattina daremo un altro colpo forte a tutta questa gente che ha da ridire sul fatto dove parla di, in primo Timoteo 3:2, dove si parla di come deve essere un pastore, no? E oggi noi vedremo attraverso quello che disse il profeta fratello Lembelle, quello che molti pensano e quello che in realtà il fratello Brano voleva dire, fratello. Amen. E la mia risposta è questa. Può un uomo divorziato fare il pastore, predicare? Punto interrogativo. Vediamo che dice il fratello Brano. Perché noi è quello che tutti noi... Ora vediamo che cosa dice il fratello Brano. Cioè, loro ci accusano su cose che dice il profeta. Su cose che dice il profeta, noi la domenica abbiamo letto il profeta, un fratello mi ha detto 38 anni nel messaggio, pensavo di sapere tutto, e quando uno pensa di sapere tutto, là capisci che non sai completamente nulla. Siamo in una crescita, fratello, il cristiano è una crescita sempre. Allora, dove eri dei vescovi e dei ministri? Allora, 1 Timoteo 3. Allora, questa parola è sicura, se uno desidera l'ufficio di vescovo, desidera un'opera buona. Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, marito di una sola moglie, sobrio, assennato, di buon contegno, ospitale, atto ad insegnare. Non dedito al vino, non che non deve bere, ma uno che non è, cioè per me la dottrina del vino che gira in Italia e gira così anche nel mondo, è una grande fesseria, è uno di quei pesi che il mondo si mette, che il mondo del messaggio si è messo senza che il profeta l'abbia mai detto, era per lui, non bere né vino né gevoce, ma no che la chiesa non può bere vino, non deve essere il pastore uno detto dal vino, poi lo leggiamo ancora più avanti, questo è qua, cioè essere un bevitore, essere una che ubriaca, ma se a tavola ti bevo un po' di vino non fa nulla, anche Paolo disse, un po', dice se tu hai problemi di stomaco, bevo un po' di vino, allora che fa? Paolo che fa? Buttava
buttavo, dicevo qualcosa che non era. E appunto, la Santa Cena, ma infatti anche lì nella Santa Cena è una grande contraddizione. Infatti gli avventisti la fanno con il succo d'uva. C'è gente che si pianta e vede, mentre invece il vino più il fermenta e più puro è, perché la fermentazione toglie tutte le impurezze. Queste, certo, Dio stesso beve del vino la sera che fece la commemorazione. E allora, guardate quanti attributi dovrebbe avere un pastore, fratello. Allora, bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, marito di una sola moglie, poi ci fermiamo qua e lo spieghiamo. Sobrio, assennato, di buon contegno, ospitale, atto a insegnare, non tese dal vino, non violento, non avido di disonesto guadagno, ma sia mite, non litigioso, non amante del denaro, che governi bene la propria famiglia e tenga i figli in sottomissione con ogni decoro. Ma se un uomo non sa governare la propria famiglia, non potrà aver cura della Chiesa di Dio. Dice inoltre, egli non sia un nuovo convertito, perché non gli avvenga di essere trovato vivicare dell'orgoglio e non cade nella condanna del diavolo. Ho bisogno pure che egli abbia una buona testimonianza di quella di fuori, affinché non cada nell'ingiuria e nel laccio del diavolo. Similmente diaconi siano dignitosi, doppi del parlare, non dedichi a molto vino. Non dice che non può, anche qua, guarda, qua ancora lo specifica meglio, non dedichi a molto vino, cioè, che non sono bevone. Cioè, ma qua c'è che impazzire, ma, cioè, ma, allora, vediamo. E allora, a molto vino, non avete di disonesto guadagno e ritengono il mistero della fede un'incoscienza pura. Ora, anch'essi siano prima provati, poi svolgono il loro servizio se sono irreprensibili. Allo stesso modo le loro mogli siano dignitose, non calunniatrici, ma sobri e fedeli in ogni cosa. I diaconi sono mariti di una sola moglie e governano bene i figli e le proprie famiglie. Pace, sorella. Coloro, infatti, che hanno svolto bene il servizio e si acquistano un grado onorabile e grande franchezza nella fede in Cristo Gesù. Ti scrivo queste cose nella speranza di venire presto a te, e così via, no? Però noi dove ci vogliamo focalizzare in queste settimane è questo. Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, marito di una sola moglie. Ora, che cosa succede, fratelli? Vediamo ora il profeta che cosa dice, perché nella Chiesa si sono svolte tre correnti. Allora, che cosa succede? I gentili, o come i giudei, era un popolo poligamo, che aveva uno o più moglie. Ora, la poligamia come si svolge? La poligamia non è che un uomo che è sposato con due o tre mogli, allora alla sera stavo coricato con tutte le tre mogli. Io ho visto un servizio qua fatto in Italia di un arabo che è poligamo, che viveva di nascosto in Italia con più mogli, aveva due mogli. Che cosa l'hanno intervistato? Ha due case. Una casa c'è una moglie, è la loro cultura. Come in Israele, Sara e Agar, non è che dormivano nella stessa tenda. Sara aveva la sua tenda, Agar aveva la sua tenda. Abramo una sera dormiva con Sara, una sera dormiva con Agar. Questo funziona. Quando aveva Salomone l'arem, non è che Salomone andava nell'arem e stava nudo con tutte le 500. E diceva, questa sera preferisco quella. E lui e lei andava, era una per ciascuna. Questa era la poligamia. Ma ora qua, con l'entrata del cristianesimo, cosa successe? Non più c'era quest'atto di avere più moglie. Quindi un ministro, ora questa è la prima cosa. Ora vediamo poi che cosa dice il profeta su questa. La poligamia, non avere più moglie. La seconda cosa cos'era che poi la Chiesa cominciò più avanti ad andare? Dice, no, noi dobbiamo fare in modo che uno sia solo sposato con uno. Perciò se eri, cominciò il vedovo che voleva fare il pastore, non lo poteva fare più. Tu eri vedovo, entravi nella Chiesa, ti convertiva a Cristo, dice tu sei vedovo ma ti sei sposato, no, perché non ti sei, perché la tua carne, diciamo, non la sai trattenere, hai bisogno di nuovo di avere una moglie. Quindi hai vedove, hai divorziati, pure, fu non ammessa questa cosa, no? Finché appunto che dove si sono spinte? Fino appunto che si sono spinte al celibato, arrivarono fino al celibato, perché come dice Paolo, un uomo che invece di essere sposato cosa fa? Un uomo sposato, dice in Primo Corinti, si dedica. No, un uomo che non è sposato si dedica alle cose di Dio più di un uomo sposato, perché un uomo sposato deve piacere alla famiglia, un uomo non sposato si deve. Quindi vedete, si formarono tante diversi tipi di corrente, quindi la verità dov'è? Poi arriva il profeta e ce la spiega. Ora noi per fare questo di qua, fratelli, dobbiamo di nuovo andare a fare una ricerca, dobbiamo vedere cosa il fratello Linvile, avendo una discussione con il profeta, ricevette da lui, perché successe qualcosa che sconvolse i fratelli nel 65. Gli scrissero a fratello Branham una cosa, una lettera in cui doveva predicare un certo uomo in una chiesa.
E da lui, da quello che gli scrisse il profeta, loro rimasero un po' esterefatte, dice, come? Il profeta dice una cosa e poi ne fa un'altra, no? E allora Libello poi gliela doveva dire. Però noi cominciamo, perché? Perché da dove nasce questa risposta che il fratello Libello fa? Da una lettera che gli scrisse un uomo dall'Europa. Perché non trovando nessuna risposta in Europa, un fratello, si è rivolto all'inverice. L'inverice solo tu puoi, perché tu sei stato vicino al profeta. Ecco che cosa vi dicevo l'altra volta, che anche su questo sono stato frainteso. Qualcuno ha detto, dice ormai il fratello Vincenzo di non leggere più il messaggio, ma di andare a vedere la vita del profeta fuori da pupola. Ma quando mai ha detto voi? Voi dovete capire. Noi leggiamo il messaggio, ma dobbiamo anche capire William Branham fuori dal pulpito, come lui si comportava, che amore aveva, il fratello Limbello qua lo dice. E allora andiamo a vedere, perché lui spiega, allora gli fa diverse risposte, andiamo a vedere, fratello, è una bella cosa. Quindi, dice così Limbello. Allora pensate che Limbello è nato nel 14 e è morto nel 2012, all'età di 98 anni, è più vecchio uomo di Dio, diciamo, che ancora è vissuto al tempo del profeta, no? 98 anni, e lui ha predicato forse fino a 97 anni, ancora a 97 anni era sul pulpito, fratello, e molti dicono che si è sviato, io non so in che cosa si è sviato, ma qui dice che lui diceva che la Santa Cena non si doveva fare più, non è vero, perché qua quando lui ha fatto questa, ha risposto a queste domande, è stato nel 91, e ha praticamente a 77 anni, e lui spiega cose sulla comunione, su come fare la Santa Cena, che ha un valore veramente bello e dice delle cose belle da sapere. Quindi a 97 anni io ho letto qua, non ho trovato, dice che non c'era più bisogno di andare in chiesa, non è vero, perché lui ha avuto una chiesa a 97 anni, a 77 anni ancora era sul pulpito che predicava questo messaggio. Quindi non lo so su quale base il fratello si è potuto sviare, no? Ma poi ovviamente che ognuno poi giustamente da una parola fa quello che vuole. Quindi allora guardate, fratello, allora un fratello mi ha scritto dall'Europa, credo che sia un fratello eccezionale nel Signore, credo che se c'è qualcuno che sta andando nel rapimento, dice, certamente io credo che sia uno di questi, perché per lui vivere o morire, dice, affondare o nuotare è la stessa cosa, dice, perché lui è uno convinto, quindi ha quella convinzione del suo cuore che sta aspettando il rapimento, quindi si vuole fare trovare più, diciamo, più come dire, più in sintonia possibile con Dio, no? Così ho intenzione di leggere le domande, di cui sono tre le domande che riguardano a ciò che io ho già detto, no? Perché lui gli risponde su alcune cose che il fratello Limbele gli ha scritto. Allora, ora, per quanto riguarda la comunione, la prima domanda riguarda la comunione, lo stare, il fare la Santa Cena, mi ha scritto. È stato quando riguardo il fatto che fratello Branham non tratteneva mai la comunione. A nessuno, a meno che non era una persona che viveva in immoralità. Cioè, fratello Branham, la comunione la faceva prendere a tutti, no? A meno che era una persona che aveva delle deviazioni sessuali, oppure dice che viveva nell'immoralità. Ma anche in questo lui dice, fratello lì. Lui non si è mai permesso, con l'autorità che aveva il profeta, di andare da quel fratello e dirgli tu la comunione non la puoi prendere. Ecco perché Dio ha scelto il fratello Branham. Perché il fratello Branham era l'unico persona nel mondo che poteva rivestire quella carica per amore, carità e tutto quello che aveva, fratello. Perché lui non ha mai abusato del dono che Dio gli ha dato. Amen. Quindi, e allora... E ho parlato ciò che riguarda, per esempio, quella donna, no? In un discorso precedente. Lei è stata una donna che mi è sempre accorta, è stata molto gentile, i suoi vestiti non erano fuori dalla linea, no? Come li portiamo noi, dice, ma un giorno si tagliò i capelli, no? E allora, usavo molto trucco, dice. Ma ciò non mi faceva nessun problema, dice, perché io so che quella persona lo fa perché manca di rivelazione, non ha ricevuto ancora la rivelazione, dice. Allora, come fratello Branham ha detto, c'è solo una donna nelle Bibbie che faceva questo ed è stata carne per cane, però lei dice non si curava, perché? Perché Dio ancora gli ha dato la rivelazione, perciò quando vengono persone nuove, quello che dico sempre, non è che noi le possiamo trasformare o si possono trasformare da carbone a oro, è un processo, amen, dice, quindi fratello Branham non l'avrebbe mai fatto, amen, come al momento in cui ho discusso con lui sui capelli lunghi. Con il fratello Branham, e mia moglie anche gli ha detto qualcosa. È bello perché noi possiamo vedere come il profeta, no?
e interloquivo con le persone, e lui le sorrise e disse: sorella Vaile, se c'è qualcosa che ci tiene a distanza, dice, fatti crescere solo le capelle, così ci possiamo, dice, avvicinare. Se queste cose ti tiene a distanza, però era vero, non c'era alcun problema, dice, con il fratello Brano. Non era un uomo di fare problemi, lui, anche sul fatto che gli aveva il così dice il Signore, e lui aveva il discernimento, dice, e lui sapeva che quella persona parlava, perché non aveva abbastanza spiritualità, dice, non era abbastanza elevata nello spirito per poter comprendere quelle cose. Quindi lui, vedete, il profeta non parlava arrogante con loro, ma sapeva la loro condizione, a che livello di spiritualità essi erano. Amen. Si potrebbe avere, allora lui diceva, infatti sorella dice, si potrebbe avere ragione, ma potrei anche sbagliarmi e camminare giusto fuori linea. Quando lo stesso uomo che aveva il così dice il Signore poteva dire: sorella, quello che dico io è legge, perché un profeta non può essere giudicato, che il profeta è giudice. Mai William Branham, dice, si è dimostrato un uomo di questo genere. Amen. Ora, per quanto riguarda la comunione, come lei ha ricordato, il fratello Branham dice spesso, ora questa è la domanda che gli fa quest'uomo dell'Europa. Ora, per quanto riguarda la comunione, ed è importante, fratella, lo sto leggendo apposta perché ha un'importanza vitale per ognuno di noi questo. Per quanto riguarda la comunione, come lei ha ricordato, il fratello Brana si dice spesso, tu che vuoi soggiornare per la comunione, sei benvenuto, dice, sarà un piacere averti. Non è una comunione che è solo per noi, dice, per ogni credente che è in comunione con Cristo, siete invitati per rimanere, per prendere la comunione con Cristo. Siete invitati per rimanere e per prendere la cena con noi, dice. Il che è esattamente vero. Si tratta di persone che sono solo di passaggio, dice, che non sono i fedeli di una chiesa. Il pastore che non conosce queste persone può indicare solo le principali linee per partecipare, dice, alla chiesa, alla cena. Per queste persone la cena del Signore non è chiusa, per tutti coloro che sono credenti, che credono alla parola di Dio. Ma per i cristiani della congregazione del profeta, dice spesso, in la chiave alla porta, la comunione per i cristiani che sono nati di nuovo dallo Spirito di Dio. Naturalmente, questo è assolutamente vero. La vita cristiana è una vita di progressione, dice. Amen. Quindi, allora andiamo avanti. Ora dice, questo è ciò che il profeta ha detto sulla comunione. Non credo che qualcuno abbia il diritto di prendere la cena del Signore finché egli non ha preso la parola nel suo cuore, dice. Ora sappiamo per essere vero, perché la cena del Signore è una commemorazione, dice. E se non sei veramente nato di nuovo, come si può prendere quella commemorazione con una falsa comprensione che è quella che viene dalla rivelazione dello Spirito Santo? E allora fermiamoci un attimo qua, perché anche i bambini hanno disturbato. Quindi, allora, che cosa succede? Questo fratello dell'Europa ci dice, allora, è giusto che un uomo che non fa parte di una chiesa, che è solo un credente denominazionale, possa prendere la cena in mezzo a noi? Dice sì. Ascolta, non andiamo a conclusione, dovete ascoltare quello. Il profeta diceva, siete tutti benvenuti, perché la commemorazione cos'era? Il riconoscere il corpo di Cristo, che il corpo è il pane con cui noi ci cibiamo, che è la parola, e il sangue è il suo sangue versato in mezzo a noi, no? Per i nostri peccati. Se un uomo riconosce questo, può prendere la comunione in mezzo a noi, è libero. Capite? Allora questo volevo sapere questo. Ora poi dice più avanti questo. Però lui che cosa dice l'impane? Però il profeta che dice? In comunione. Questo è per i suoi. Dice, però nessuno può prendere questa santa cena se non ha preso nel suo cuore la parola. Quindi qual è la strada? La via? La via è sempre quella di mezzo, fratello. La via è sempre, perché c'è gente in chiesa che ancora non ha compreso al fine questo. Amen. Ma con tutto ciò e può prendere la santa cena, no? Questo è qua. Ora sappiamo, e se è vero, perché la cena del Signore è una commemorazione, e se non sei veramente nato di nuovo, come si può prendere questa commemorazione? Quindi, allora, continuando la domanda, pertanto, se una persona al momento della comunione si alza e dice, io non credo nel messaggio di Dio, o alcune parti della parola, potremmo dire a questa persona, ti consiglio di non prendere la santa cena? Allora, se una persona, dice sempre questo fratello dell'Europa, capita che un fratello si alza e dice, senti, io non accetto il profeta come messaggero e non credo in tante parti della parola. Dice, però, dice, ho intenzione di venire lo stesso a prendere la santa cena. E dice, il fratello Branham
non l'avrebbe mai vietato di prenderla, ma gli avrebbe detto quel passo che dice: ora l'uomo che mangia e beve senza la conoscenza di ciò che sta facendo, beve e mangia sua condanna, a sua condanna, fratello, non a condanna di tutta la Chiesa. Non che la Chiesa è condannata per questa persona che la prende indegnamente. Una volta morì un fratello, per dirvi questo, no? Perché queste situazioni succedono. Una volta morì un fratello, un anziano, e fu incolpato della sua morte questo anziano, perché poi cerchiamo sempre la scusa, non è che capiamo che il tempo per una persona finisce là e Dio se lo porta. Allora, perché morì questo anziano? Perché giusto appunto prima di morire fece fare la Santa Cena a due persone che avevano desiderato. Allora, non è questo. Secondo questa discussione, se quei due fratelli hanno preso la Santa Cena, litigati tra loro, la condanna su chi cade? Su loro? Non cade né sulla congregazione e neanche sul pastore che fa prendere la Santa Cena, ragazzi. Ma chi mangia e beve a sua condanna. Fratelli, amen. Allora che cos'è? È mancanza di maturità in tante cose. Quindi se questa persona può... se questa persona per sua stessa ammissione dice che nega la parola, lo si potrebbe consigliare che non sarebbe stato bene per lui. L'uno consiglio possiamo dire: senti, se tu non hai questa cosa, fratello, io ti dico, è meglio per te che non la prendi, perché tu fai danno alla tua anima. Diamo un'occhiata in 1 Corinzi al capitolo 11, io parto dal versetto 27. Perciò dunque chi mangerà questo pane e beve questo calice del Signore indegnamente sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore. Ora, indegnamente cosa vuol dire? Non vuol dire indegnamente che tu hai vissuto, hai fatto peccato durante la settimana, hai avuto, e poi ti viene in chiesa e ti mette mano ai capelli. Per quello, sapete cosa c'è? Per quello c'è che tu vieni all'altare, preghi, ti metti in comunione con il Signore, c'è la riconciliazione. Ma indegnamento vuol dire fare quella cosa senza nessuna rivelazione. Se tu non hai questa rivelazione che quel pane è il simbolo di quello che ha fatto Cristo, che si è caricato di ogni peccato sulla croce, e il sangue ci ha lavate, non venire, ecco mangiare l'indegnamento. Perché fai danno alla tua anima. Fratello, amen. Quindi ora indegnamento ha a che fare con la rivelazione che noi dobbiamo avere a riguardo, dice amen. Perché mangia e beve indegnamente, mangia e beve la condanna e giudizio a se stesso, non a qualcun altro, fratello, amen. Quindi, questa è una cosa particolare, dice l'Evangelio, attenzione, eh? La mensa del Signore, in quanto diventa una fonte di giudizio all'interno della sposa nella Chiesa. La cena del Signore è una fonte di giudizio, dice, all'interno della sposa nella Chiesa. Sei condannato se non lo fai, e sei condannato se la fai male, amen. Ecco perché è necessario esaminare il vostro cuore. Alleluia. Esamina se stesso, come dice il versetto 28. E così poi mangi di questo pane e bevi di questo calice. Perché mangi e bevi indegnamente. Beve e mangia la condanna, non discendendo il corpo del Signore. Ma non è il corpo come chiesa, ma è il corpo fisico di quello che Lui ha fatto. Tu non hai discernuto allora quello che è venuto a fare il Messia sulla terra. Amen. Per questa ragione molti sono infermi e malati in mezzo a voi, e molti si sono già addormentati per questa ragione, perché non discendendo il significato di questo ci mettiamo sotto il giudizio. Amen. Vedete, allora, ora si nota nella cena del Signore c'è un problema lì, perché si può essere giudicati, dice, con una maledizione minore, si può essere castigati, dice qui l'Impero. In altre parole, c'è una penalità da versare. E qual è questa penalità? Che quello che noi abbiamo seminato li raccogliamo, fratelli, capite? Quello che noi abbiamo seminato li raccogliamo, dice. Vedete, se noi abbiamo seminato in spirito, raccoglieremo spirito, ma se abbiamo seminato in carnalità, raccoglieremo, dice, carnalità. Vedete, dice, ecco, dice, se voi avete seminato spiritualità, vi sarà astenuto dal diavolo di mettere su di voi la malattia e queste cose che potrebbero venire come reato, dal reato, dice. Ora, quello che sto cercando di dirvi è che questa comunione è una rivelazione assoluta, fratelli. E dato che è possibile ricevere solo la rivelazione dalla parola di Dio, dallo Spirito Santo, che significa, dice, che uno prima di ricevere questa rivelazione deve essere già seme a me. Perché il figlio di Dio che riceve lo Spirito Santo lo riceve, dice l'Impero, come dice il profeta, è perché già sei seme.
Già siamo figli di Dio, fratelli. Amen. Alleluia. Quindi quando noi ci appresteremo un giorno a fare, che faremo la scena, sappiamo che dobbiamo discernere il corpo di Cristo. E sappiamo che quello che Egli ha fatto è fatto per restaurare noi. Amen. E che quel pane che mangiamo è stato il suo corpo offerto in croce per noi. Amen. Perché dove noi non potevamo arrivare, è arrivato Lui. Amen. E che dove i nostri peccati non potevano essere perdonati, sappiate, come disse Paolo o Pietro in Atti, sappiate che in virtù del suo sangue voi avete ricevuto il perdono dei vostri peccati. Amen. Quindi questa è una rivelazione. Ora, la seconda domanda che fa quest'uomo. Ora qua la seconda domanda ha a che fare con i pastori. Allora, tutto ok, un pastore che è sposato. Ora, questo è qualcosa che il fratello non capisce, dice. Qual è la sovranità di Dio? Allora, questo è qualcosa che questo fratello non capisce. Non capisce suo fratello la sovranità di Dio. Ora, cos'è la sovranità di Dio, fratello? La sovranità di Dio lo spiego qua, il fratello Brano. Il matrimonio e il divorzio. Perché quando successe il fatto che gli disse la profeta, il fatto di Eva, che fu fatta in quel modo, scusa, dice, ma come, così non ha avuto nessuna scelta lei da poter fare? Dice allora il fratello Brano, dice, aspettate che io prendo la parola e ve la faccio leggere, no? Dice qua. Allora, che cos'è la sovranità di Dio? La sovranità di Dio è che Dio sceglie i suoi fratelli. Dio non ci ha scelto perché siamo migliori degli altri, ma Dio ci ha scelto perché ha visto qualcosa in noi, perché noi eravamo figli prima della fondazione del mondo. Amen. Perché noi dovevamo venire, fratelli, come disse al principio, l'abbiamo letto poco fa il fratello, prima che loro venissero a stare insieme, essa è rimasta incinta dallo Spirito Santo. Prima che Adamo ed Eva dovevano andare a stare insieme, Eva si doveva trovare incinta di Abele, come fu Eva, come fu Maria trovata incinta. Sapete che? Ora io non voglio parlare, fratello, cioè gente mi accusa e spara fesserie, dicendo che il serpente che andò a sedurre Eva aveva già figli perché già facevano gli animali figli. Non è vero! Sia gli animali che sia noi dovevamo venire fuori senza sesso. Dal momento che accadde il peccato, sia gli animali che gli uomini cominciarono a praticare la sessualità, fratello. E queste sono la gente che ci dice a noi che noi stiamo sparando fesserie. Ma se noi stiamo lasciando parlare il messaggio, fratello. Amen. Non c'era bisogno. E io non credo che il serpente aveva una serpentessa, fratello. Io non credo che il serpente fu fatto apposta. Perché se il serpente aveva una serpentessa, io mi immagino il serpente che dava da Eva e chi da... Giustamente, no? Giusto, che succedeva? A serpentessa è stato creato solo, fu creato per quello scopo, fare cadere Eva. Stop. Capito? Certo, certo. Invece questi pensano che ancora fu solo maledetto il serpente, mentre i figli erano ancora sulla terra. Non ha nessuna logica, fratello. Il serpente era solo, non aveva nessun animale. Solo. Dobbiamo fare una ricerca poi che dice il profeta Ezechiele. Ma era solo, fratello. Non esiste. Quindi, ora voi potete chiedermi perché lui ha permesso che lei fosse disegnata così? Non voglio occupare troppo spazio. Vedete, dice, allora andiamo subito a Romani 14, dice. È stato per il suo proprio buon piacere. Perché dice, allora che diremo dunque, dice Romani 9, 14. Ebbe iniquità innanzi a Dio, c'è iniquità davanti a Dio. Quando egli scelse Esaù, quando egli scelse Giacobbe e rigettò Esaù, prima che l'uno o l'altro ragazzo avesse il diritto di fare la propria scelta, lui stesso, nemmeno uno di loro, prima che fossero nati, e ancora erano nel grembo materno, lui disse, io odio Esaù e amo Giacobbe. Vedete perché? Perché Romani 9 dice questo, perciò che egli disse a Mosè, io avrò mercé di chi avrò mercé, io avrò misericordia di chi farò misericordia. Egli non è dunque chi vuole, né per chi corre, vedete, non è né per chi corre, né per chi vuole, ma è per cui Dio fa misericordia, capite? Non è che io perché voglio essere, voglio fare sembrare, no, perché tutti siamo sullo stesso piano, Dio ci ha fatto misericordia a tutti, amen. Quindi, egli non, allora, perché la scrittura dice a Faraone, per questo stesso ti ho suscitato, per mostrare in te la mia potenza. E ti ho suscitato per mostrare la mia potenza ed è ciò che il mio nome sia predicato per tutta la terra. Così egli, osservate qui, dice,
poiché egli usa misericordia a chi egli vuole e indurisce chi egli vuole. Tu mi dirai, perché allora si cruccia egli? Perché chi può resistere alla sua volontà? Anzi, uomo, chi sei tu che ti arrabbi contro Dio? La cosa formata dirà ella, formatore, perché mi ha fatto in questo modo? Non ha il vasellaio la potestà sopra la gilla di fare dell'una medesima un vaso a onore e per l'altro un vaso a disonore? Non ha il vasellaio la potestà di fare un vaso per bere e un vasino per la notte? Dice, no, per farlo proprio così. Dio fa quello che vuole. Dio ci ha fatto alcuni per essere in questo modo, altri li ha fatti per fare da padrone nel mondo, altri li ha fatti a onore, a disonore. È Dio. Amen. Ognuno in questa terra stiamo, come dire, interpretando ciò che Dio ha fatto di noi, fratelli. Amen. Alleluia. Alla fine noi ci possiamo, non ci possiamo neanche lamentare dei potenti. Quelli sono stati creati per fare quella parte. E allora diamo gloria a Dio. Ecco la predestinazione. Perché noi potevamo essere uno di loro, e invece siamo fra quelli che un giorno glorificheremo Dio davanti al suo trono, fratelli. Amen. Perché è piaciuto così. Alleluia. Quindi andiamo avanti, fratelli. Amen. Allora, seconda domanda. Allora, un pastore che è sposato. Ora, questo è qualcosa che il fratello non capisce. Quindi è la sovranità di Dio. Il fatto è che non abbiamo alcun modo di sapere realmente in materia, dicevi, non abbiamo noi nessun modo di capire in materia come funziona. Vedete, perché non è che 2 più 2 fa 4. Sei solo bloccato, dice fratello, ti sei bloccato mentalmente, dice perché? Perché, allora, il pastore sposato ha avuto un rapporto sessuale con la cameriera, no? Un esempio, lui fa. Allora, confessa il suo peccato. Si dimette e lascia che la gente vota se lo vogliono ancora come il loro pastore, ma non credo che molte persone lo vogliono ancora come il loro pastore. Ora, il mio consiglio, credi in una cosa come il restauro, dice il profeta. Allora dice il fratello lì. Allora dice questo, il fratello, questa domanda. Un pastore cade in adulterio, se ne va con la cameriera, con quella che gli fa. Lo confessa alla chiesa. Allora, questa persona come si deve comportare? Scende dal pulpito? Dice la chiesa, spiega il problema, la chiesa può accettare, dice no, continua, perché si capisce che siamo umani, dice no, continua, oppure scende e si vuole un altro pastore, no? Dice, come ci dobbiamo muovere? Allora dice il fratello lì, allora io fratello sono per il restauro, restaurare cioè che quella persona Dio ancora lo può usare, dice perché? Allora, le persone possono commettere errori, dice, quanti predicatori hanno negato che l'hanno fatto, dice. Conosco predicatori che hanno negato fino all'ultimo di essere stato con le donne, fino a quando le donne stesse non hanno ammesso, e anche le donne con cui sono state poi sedotte da lui, no? Cercate di essere sedure. Perché quello fa questo? Perché è nella natura umana, vuole difendere la sua carne. È come quel ragazzo che dice, io non ho paura di rubare, ma ho solo paura di essere arrestato. A rubare non ho paura, la mia preoccupazione è se mi arrestano. Vedete, dice, se tu pensi che... Allora, vedete l'impail... a 77 anni, se tu pensi che il predicatore è un uomo diverso dagli altri, tu sei nell'errore, dice, perché un essere umano è un essere umano, cioè un essere umano è un essere umano, fratello, vedete, dice, quindi se dice che deve dimettersi, significa, beh, davanti alla parola, la sua colpa è grave, dice, ma non c'è parola che gli dice che deve scendere dal pulpito, non c'è nessuna parola che gli dice che deve scendere dal pulpito, dice. Allora, vedete? Allora, ma non c'è parola che gli dice che tale comportamento gli prevede al profeta di farlo scendere da pulpito. Dice, la Bibbia dice restaurate, ma se non lo volete come vostro pastore, per ripristinarlo, dice, andate a votazione, dice, va bene, fratello, senti, noi ogni volta che tu prendi che ci viene di nuovo quella cosa che tu hai fatto questa, perché poi succede, no? Perché che cosa dice fratello Bruno? Egli può sedersi anche e non predicare, però se c'è una chiesa che lo accetta come pastore da un'altra parte, lui può andare, dice. Lui può andare perché il suo dono non gli è stato tolto, perché dono e chiamate sono date da Dio senza pentimento fin dalla nostra nascita. Capite? Questo dice il fratello lì. Però se tu giustamente, come che se ci senti, il tuo fratello dice, fratello, sei bravo, sei capo, però ogni volta che noi ti vediamo mi viene in mente questa cosa e mi stanco le bolle. Dice, bene, perché tu predichi bene e poi rozzo le male. E allora dice, questo è ok. Però infatti il fratello dice, Branham, cosa disse in merito a questo? Ragazzo, dice, tu pagherai questo per il resto della tua vita. Tu pagherai questo perché? Perché tu verrai bollato. Non ci puoi fare niente. Tu verrai bollato. Non so qualcosa io sulla mia pelle, no? Ne verrai bollato. Ma da chi? Da coloro che cercano le occasioni per poterti condannare.
che cerca una scusa perché non si vedono in parte, come si dice, cioè prima dice il maiale, dice l'altro maiale, pestiamoci puliti perché ci sporchiamo, no? Cioè, ma la natura è sempre quella, è. Quindi, ora sto per rispondere alla mia domanda a questo fratello. Allora, io, dice un ragazzo di questo, dice, io, dice, personalmente, dice, fratello lì, non lo vorrei nella mia chiesa. Se io fossi un membro, io questo non lo vorrei. È la sua opinione. Io, dice, non lo vorrei. Capite? Questo è qua. Va bene, fratello. Allora, però se lui riconosce il suo atto, è possibile per lui essere mantenuto nel ministero della parola? Dice, tu dice, io non credo. Tu dice, secondo la scrittura lui ha il diritto di essere mantenuto come pastore, dice. Solo le persone giuste, dice, assolutamente, il fratello Brano ha detto che se non ti piace il pastore, tu puoi ottenerne un altro. Ottienono un altro. Se te non ti piace, prendi un altro pastore, dice. Ottienono un altro. Ma noi parleremo come... Allora, ma noi di questo poi ne parleremo più avanti. Ora dice, ecco ora la terza questione, dice. Quindi, un fratello che... Allora, noi abbiamo avuto qua in Italia diverse case, no? C'è stato un fratello che ha commesso più di una... Più, non è adulterio, ma è andato oltre. La Chiesa l'ha accettato. La prima volta. Poi lui è stato recitivo, la Chiesa questa volta si è spaccata perché non l'ha accettato, no? Allora lui che cosa fa? Oggi lui non c'è più in Italia, è in un altro posto dove lo hanno accettato come pastore, no? Però che cosa vi dico, fratelli? Che dal momento che uno commette una quella cosa, lo spirito, tu senti che lo Spirito di Dio non è più con te, perché io lo conosco, sapevo come predicavo, ma dopo che lui è caduto non predica più come predicavo, perché già sai che qualcosa nella sua vita... Per il momento c'è un distacco, non è che Dio gli ha tolto il dono, però tu ti senti, tu non hai più quella capacità che avevi una volta. Tu stesso lo sai, non puoi ingannare gli altri, capito? Allora, ecco perché noi siamo legge a noi stessi, quello che dico. Se io so che Dio mi ha abbandonato, ma io vi dicessi, fratelli, io non riesco più a trovare noi, disse Caruso, io mi sento in colpa, c'è una colpa su di me, mi sento qualcosa... Non riesco più a trovare nulla nella scrittura. Ma qua ogni domenica, ragazzi, ma Dio ci fa trovare cose. Oggi daremo una risposta a quello che dice il fratello Brano, che causerà di nuovo sgomento a mezzo ai fratelli. Ma è la verità. Perché vi sono, allora, ci sono diverse correnti su questo fatto. Il ministro deve essere sposato una sola volta. Prima, non deve essere un poligamo. Secondo, non può essere un divorziato. Terzo, non può essere neanche un vedovo. Un vedovo non era permesso di poter esercitare come pastore. Sì, tre cose, queste tre, e poi si è andato fino al celibato. E allora, ora la terza cosa, la terza questione, dice, fratello, in merito al quale non capisco la tua opinione, dice questo fratello, è una questione di un uomo che ha sposato tre volte, è una persona che ha sposato tre volte, divorziato due volte, poi è venuto a Cristo, ha accettato il messaggio, ha deciso di insegnare la parola come pastore dopo aver abbandonato la sua chiesa locale. Ora quest'uomo è ancora sposato con una non credente. Quindi la domanda è possibile per lui essere un pastore? Quindi due volte nel mondo sposato, poi è venuto il messaggio, si è divorziato forse la terza volta, e ora sta con una non credente. Dice, è per lui possibile essere un pastore? Se vive solo con la sua ultima moglie, dice sì. Dice fratello Limbaido. Perché? Perché ora queste cose le spieghi il profeta, ragazzi. Non è cosa che mi invento io. Perché queste cose viene dette da quello che dice il profeta. E allora, ha una moglie non credente. La domanda è possibile per quest'uomo fare il pastore? Lui dice sì. Mentre molti pensano che anche tua moglie deve essere convertita. Noi se leggiamo qua, fratelli, il primo Tito, anche questo a me mi ha sgomentato, perché fratello Giuseppe a venire, e gli ho detto sempre, fratello, ma tu hai un dono per parlare, perché prima che venisse il messaggio, la chiesa di Bolgetto la dirigeva lui viene dal momento pentecostale, lui ha conosciuto il messaggio, la moglie era anche lì, era una pentecostale, con i figli e tutto il resto, poi ha conosciuto il messaggio, poi è venuta la felicità di fare venire i pastori d'Italia. Siccome è una persona fine, e siccome ancora sua moglie aveva i capelli tagliati e queste altre cose, scese dopo che la moglie lo ospitò tre giorni come re, dovevano fare il culto, no? Scese là sotto, quello c'era giustamente, Lo sapete che una donna con i capelli tagliati che porta i pantaloni è una prostituta davanti a Dio? Ma che razza, che decisse qua, lui non viene più. Ma che scusa, allora io ti invito, ancora siamo nuovi nel messaggio, e tu la prima cosa che fai, che cos'è? Gli spare sta botta invece di parlare delle belle cose del profeta. Perciò
Fratello Giuseppe ha un bel dono per parlare, per poter... Io gli ho detto, fratello, che Dio ti ha stabilito qua, e lui, siccome ha la moglie non credente, non ha mai voluto. Ma qua l'Invelo invece dice che lui lo può fare, perché in titolo non dice che ha la moglie deve essere convertita. Guardate qua. Allora, bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, marito di una sola moglie, sobrio, assennato, di buon contegno, ospitale, atto a insegnare, non detto cappino, eccetera, eccetera. Allora, aspettate, quindi, che governa bene la propria famiglia e tenga i figli in sottomissione con ogni decoro. Ma se, allora, ma se non sa proprio governare la propria famiglia, come potrà? Qua non dice che la moglie deve essere convertita, fratelli. Ma dice che la famiglia deve essere sottomessa. Non dice che deve essere convertita. Perché? Dice fratello lì più avanti, perché come dice in Primo Corinzi 7, che abbiamo detto domenica, perché il marito santifica la moglie e la moglie è santificata nel marito. Questa è qua. Per questo dice può farlo, lui dice sì, perché in base a questo qua non dice qua che tu devi avere la moglie convertita, ma che, perché se il marito ha un dono, che poi fa il dono è frenato dalla moglie. Come ho detto una volta, il dono è frenato dalla moglie. Se tu hai un dono, è un dono fin dalla nascita, ammi su Dio. Neanche Gesù era accettato dalla sua famiglia. Aspettiamo, neanche Gesù, e con tutto ciò Maria era uscita fuori con i suoi fratelli per prendere, perché gli sembrava che era uscito fuori di senno. E Maria dimenticò che fu l'angelo a dirgli che questo figlio era il frutto dello Spirito Santo. Quindi, vedete, allora... Se è stato chiamato prima della creazione del mondo per essere un pastore, non cambia nulla il fatto che egli è, dice. Perché il fratello Prana dice categoricamente che queste persone sono collocate nel corpo e nessuno impone le mani su nessuno e dice ora tu hai un dono, dice. Perché i doni vengono inseriti nel corpo ancora prima che tu nasci. Vedete, prima che ancora tu mi formassi, tu mi hai chiamato profeta, dice al profeta, a un profeta dell'antico, a Geremia. Ancora prima che un mio osso fosse formato, tu mi hai chiamato a essere profeta. Invece che come abbiamo vissuto in un'epoca pentecostale, dell'ultima pioggia, dice il fratello lì, ecco che loro imponevano le mani sulle persone, dando loro doni, ma non è così. L'imposizione delle mani è solo per confermare che quel fratello ha un dono. A me, ma non è che i doni venivano dati dalla gente e dice, ora tu sei pastore, ti impongo, no, non funziona così. Tutto ok, egli può essere pastore solo se vive con la sua ultima moglie, ma dubito che c'è qualcuno che lo vuole, dice, dubito, perché il fratello Linveri dice più avanti quello che noi sosteniamo, perché la gente non sa separare la carne dallo spirito. E fratello Linveri dice una cosa che noi abbiamo sempre detto e che molti non accettano, dice il fratello Branham è la rivelazione del settimo sigillo. Voglio dire alla gente qua in Italia che il settimo sigillo ancora stanno cercando la mezz'ora di silenzio, è quello che è. Il settimo sigillo è il ministero di William Branham. Questo è il settimo sigillo. È il ministero del fratello Branham. Voglio dire in giro e non lo capiscono. Invece qui ha trovato l'invele, dice questo. William Branham è la rivelazione del settimo sigillo. Amen. Quindi, allora... Non capisco questa risposta, non capisco che l'uomo che si è sposato e poi sposò nuovamente uno o due volte può essere un pastore, perché lui ha due mogli che vivente. Che cosa ha a che fare con il fatto che è stato chiamato prima della fondazione del mondo, dice questa persona? Bene, Dio assolutamente avrebbe, dice, fermato, guarda che dice questo fratello, Dio l'avrebbe fermato di fare quest'atto, perché se aveva un dono, Dio avrebbe protetto il dono, quindi lui non si sarebbe separato. Inoltre è scritto, tutto coloro che mette via la moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio. E noi abbiamo spiegato domenica che questo era quello che Dio vedeva, se non ci fosse stato che cosa? L'atto di divorzio. Se non ci fosse stato quell'atto di grazia, gli uomini sarebbero stati visti da Dio in questo modo. Amen. Quindi, come potrebbe un uomo nello stato di adulterio essere chiamato a una funzione di chiesa? Anche se quest'uomo ottiene la grazia eccezionale del messaggio e in matrimonio e divorzio, come per la sua salvezza? Allora, perché questo fratello vuole... Allora si ferma qua. Allora l'impero dice, allora perché questo fratello gli vuole togliere questo? Dice. Quando già noi in matrimonio e divorzio vediamo che c'è questo atto in corso, che Dio l'ha perdonato.
Amen, vedete? Dice, allora perché questo fratello vuole negargli questo? Non posso io interpretare il fratello Branham, dice fratello. Credo solo quello che egli ha detto. Lui ha detto, guardate che bella questa dichiarazione del profeta, che a questo popolo del messaggio è tutto finito, chiamandoli virtuosi, sposa senza peccato. Ma noi non sappiamo in quale guscio Dio ci ha messo, fratelli, ma solo per il fatto di aver accettato Malachia 4 nella nostra vita, Apocalisse 17, amen. Quando William Ray dice la chiesa Scientology dice è più santa di ogni membro della sposa di Cristo, eppure non è stata scelta, amen. La chiesa del mondo, lui diceva, vive più santità di noi, come i pellegrini e come tanti altri. Allora, dov'è la differenza? Che quando gli hanno presentato questa verità, loro non l'hanno accettata. Lì è il cuore di tutto, fratelli. Lì è il cuore di tutto. Amen. Non l'hanno accettata, fratelli. Amen. Inoltre è scritto, allora, quindi... Allora, ha detto che a questo popolo è tutto finito, chiamandoli virtuose spose senza peccato del Signore Gesù Cristo, che non l'ha nemmeno fatta davanti a Dio, non è visto nulla più. Amen. Quindi, andiamo avanti. Ora, spero che mi seguite e capite quello che sto dicendo, dice. E spero che i fratelli lo fanno anche in Europa, perché trovano grandi problemi, ed è vero, ancora oggi in Europa ci sono questi problemi, fratelli. In questo momento ha detto qui, questo sembra lui che l'impero si riferisce a quello che ha detto lui. In questo momento ha detto qui, si alza l'accettazione di grazia, la salvezza. È davvero possibile per lui avere un ministero come pastore mentre lui ha 3 mogli vive? Lasciate che vi dica, l'adulterio non è il peccato imperdonabile, dice, e poi non è neanche adulterio, perché William Branham dice qui, infatti io l'ho segnato, pagina 36, perché allora si riferiscono sempre alle parole di Gesù, no? Dice così, notate, egli può mandarci via per fornicazione spirituale, parla di Gesù, e falsa dottrina, qualsiasi volta vuole, ma come usate voi provare a mandare lui? Come voi chiese, come usate a mandare Gesù Cristo? Non lo possiamo mandare. E così, allora... E farcela, l'uomo può mandare via sua moglie e sposarne un'altra, ma non la donna può mandare via suo marito e sposarne un'altra. Solo in quelle condizioni, quando tu sei messa via a causa della parola. Allora, siccome nella chiesa, come abbiamo spiegato domenica, che era composta da ebrei, da giudei e gentili, i giudei, quando le mogli sono passate a essere cristiane, gli hanno fatto un atto di ripudio. Allora, siccome ho trovato quella condizione, allora vi dico, sorelle, che voi siete liberi e non avete più nessun vincolo con costoro. Allora, a motivo della parola, sì. Amen. Puoi risposarti. Alleluia. Vedete, dice, ecco perché non si dice mai niente riguardo all'uomo che è adultero. Non dice nulla la scrittura che l'uomo è adultero. Solo quel passo di là perché è visto senza che cosa? L'atto di divorzio. Ora, questo ha scosso l'Italia, però è la verità, fratelli. Amen. Vedete, l'adulterio dice non è peccato imperdonabile. Qual è il peccato imperdonabile, fratelli? L'incredulità? No, è peccato, non solo, rifiutare ciò che Dio sta facendo per te nel tuo giorno. Questo è il peccato imperdonabile. Quando tu ecco perché Gesù era la parola del loro giorno. Ogni parola che voi dite allo Spirito Santo, a Gesù vi sarà perdonata. Ma quando verrà lo Spirito Santo... Dove? Nella manifestazione dei 7 messaggeri, ogni parola che dite contro voi, qual è bestemmiare lo Spirito Santo? Rigettare ciò che Dio sta facendo nel tuo giorno. Amen. Quando tu volti la parola, volti le spalle alla verità della tua epoca. Amen. Questo è, fratelli. Quindi vedete, infatti anche l'infaile si è dovuto ricredere, ragazzi. Perché più avanti lo spiega. Quindi, lasciate che vi dica, l'adulterio non è peccato imperdonabile. Bestemmiare lo Spirito Santo è il peccato imperdonabile. Quindi cerchiamo di stare con la parola, dice l'inferno. Dio ci ha detto di perdonare il nostro fratello 70 volte 7. Allora, dov'è la grazia di Dio in questa condizione? Qui dice, dov'è la grazia di Dio? Continuo la domanda.
Sono sicuro che Dio protegge l'uomo che sta... Allora, lui ci dice così, no? Io sono sicuro, questo dell'Europa, che Dio protegge l'uomo che sta per chiamare al ministero dall'inizio fino alla fine della sua vita. Egli non ha intenzione di lasciare che un uomo commetta azioni che sarebbero troppo serie e potrebbero danneggiare il suo ministero, dice, no? Allora lui dice l'inverno. Allora vorrei chiedere a questo fratello questa domanda, dice. Che ne dice di Davide? No, la prendiamo sempre come esempio, no? Che ne dice di Davide? Dal momento in cui Davide ha commesso adulterio, e lì ha commesso adulterio Davide. Perché? Perché si prese la moglie di uno che era sposato con lei. Se quella donna fosse stata lasciata con un atto di ripudio e lui se la prendeva, come fece con un altro uomo che quando morì sua moglie se la prese, Abigail, allora lui non avesse commesso peccato. Ma l'adulterio fu commesso perché? Perché si prese una donna sposata, senza aver avuto nessun atto di divorzio. Quello è l'adulterio, questo è l'adulterio, fratelli. Quindi, dal momento in cui Davide ha commesso adulterio, dice, non fu più il profeta di Dio? Dice l'infedele. Certo che rimase profeta, dice. Ha ucciso un uomo e lui che faceva? Sarmeggiava, cantava, lodava Dio. E la scrittura dice che egli era secondo il cuore di Dio, fratelli. Cioè, capite questa? La grazia di Dio. Ma tu chi sei uomo che tu vedi che vuoi mettere i puntigli su un altro? Quindi dal momento in cui Davide ha commesso adulterio, non era più profeta di Dio? Non mi date queste sciocchezze, cioè, non mi dite queste fesserie, dice fratello Rimpeto. Quando Davide ha fatto queste cose, egli rimase sempre l'uomo secondo il cuore di Dio. Vedi, questo fratello non capisce. Questo fratello non capisce quello che sto dicendo sulla sovranità, fratello. Non mi importa se quest'uomo aveva 40.000 mogli, dice Davide, no? Assolutamente esse poteva essere. Ah no, no, il pastore, non mi importa se quest'uomo aveva 40.000 mogli, ma esse assolutamente può essere chiamato. Amen. Ora continua la domanda. Ora è solo la mia opinione. Ma fratello Abraham dice, in possesso di tutte le cose, che quando Dio chiama un uomo nel ministero, chiama anche la moglie, no? Ecco perché oggi vediamo nel mondo pentecostale, le donne come si chiamano le pastore? Le pastore. Cioè, non è questo qua. E i due, allora, pastore e pastora, no? Si fanno chiamare, perché quando un uomo, lo dice il fratello Brano, quando Dio chiama un uomo, chiama anche la moglie, a fare sorte di quel ministero. Ma a che cosa? La moglie certo che fa parte di quel ministero, di sopportazione, fratello, perché un marito manca, un marito studia, un marito non c'è in casa, la chiesa ha problemi, qua, là, perciò le donne, purtroppo, infatti ogni volta che fanno le riunioni, che io vedo e ascolto, il problema è incentrato sulle mogli dei pastori, perché poi arriva un certo punto che le mogli vanno in tilt. Perché una chiesa con 500 membri, 600 membri, 1000 membri, un pastore ha sempre continuamente visite da fratelli che hanno problemi, a cui ci manca la bombola, chi ha problemi di affitto, e il pastore si deve caricare di tutte queste cose, capite? Quindi non c'è mai, infatti le donne si lamentano a volte che non c'è neanche un tempo per stare con loro, così, vedete, queste sono le sorti del ministero che esse, no? Perché una volta che è successo, no? Una volta un dottore faceva parte di una chiesa. Allora che succede? Che il dottore doveva parlare con il pastore, no? Dice, aspetta, parli con mia moglie, che è pastoressa. No, io a parlare con te. No, ma io, vabbè, ok, non ci parlò. Che successe? Che quest'uomo ebbe un problema e dovette essere operato da lui. Gli disse, allora quando mi opere? Domani viene mia moglie a operarti. Come viene mia moglie? Senti, perché se io sono dottore, mia moglie è dottoressa. Ci disse lui, no? Dice, ma come stai dicendo? Beh, così, perché scusi, io sono venuto a cercare un problema a te, tu che mi hai detto? Parla con mia moglie che è pastoressa, io sono da te perché sei un pastore. La stessa cosa, tu domani devi essere operato, tu opera mia moglie, perché se io sono dottore, mia moglie è dottoressa. Capite? Capite? Quindi, vedete, dice, sì, ecco. Comunque, lui continua a fare delle cose, no? Inoltre, dice in domande e risposte, fratello Brano, guardate qua. Questa è la domanda 286 del 64. Io l'ho segnale, già la conosceva. A fratello Abraham fanno una domanda. Fratello Abraham, è possibile per un uomo essere un ministro se egli già è stato separato da una moglie e si è sposato con un altro prima di entrare nel messaggio? E fratello Abraham disse, risposte in 1 Timoteo 3:2.
In Tito 1:6, se un uomo aspira a essere sorvegliante predicatore, egli deve essere il marito di una sola moglie. Parliamo qua nel 64. Vedete, ora notiamo che la Bibbia dice che un uomo che è un ministro deve, nella casa di Dio, deve avere solo una moglie. E allora, ora andiamo avanti. Ora salto tante cose perché qua già noi le conosciamo. Ebbene, quest'uomo si è sposato 3 volte, divorziato 3 volte, prima di salire, prima di avere 3 mogli. E l'ultimo che egli vive non è credente. Ora, circa il non credente, che è una parte discutibile di una domanda, che non ha nulla di definitivo, e poi su questo ce ne voglio parlare più tardi. Comunque, noi andiamo alla domanda definitiva. Quindi, ora ho detto, sono sicuro che in Europa non c'è nessuno, dice quest'uomo, ministro, che può capire questa domanda. E io vi dico, è vero, fratelli. Perché se un ministro in Europa vorrebbe dare una domanda a questa, una risposta a queste domande che ha posto lui, nessuno gli poteva rispondere, solo qualcuno che poteva essere vicino al fratello Branham. Perché? Perché che cosa successe? Guardate, io vi prendo un esempio, dice. Come fratello Howard Branham, era il fratello del fratello Branham. Quest'uomo si separò anche lui dalla moglie, conosceva il messaggio, separato, divorziato e si è risposato di nuovo. Quest'uomo aveva una chiamata di ministro, dice fratello Limbel, e lui la rigettò. Dio gli disse, tu sei ministro. Lui la rigettò, Dio se lo portò prematuramente, ma lui fa parte della sposa, dice. Ora, come mai Dio chiamò quest'uomo che era divorziato? Capite? Perché chiamò? Perché donne chiamate sono senza pentimento. E lui prende proprio questo esempio, dice, il fratello del fratello Branham, io lo conoscevo questo fatto di qua, sapevo che lui si è separato dalla moglie per risposarsi, il fratello Branham disse non lo fare, ma lui lo fece lo stesso, ma non è che è stato cacciato dalla chiesa, era sempre là, lui divorziò e si risposò. Ora lui dice, io faccio questo esempio, dice, fratello Howard, il quale fu chiamato a essere ministro e lui ricettò questa chiamata. Ecco perché dico, fratelli, dobbiamo scoprire in noi che cosa Dio ci ha messo nel nostro cuore. Qual è la nostra posizione nel corpo di Cristo? Voi giovani, noi, io stesso, tutti, dobbiamo porci queste domande. Quindi, si è rifiutato di obbedire alla voce di Dio e morì prematuramente, dice. Ora, un'altra cosa. Ora passiamo avanti, andiamo alla fine della... Allora. Ora, perché questa domanda non trova risposta in Europa, fratelli? Ed è stata la domanda quando ed è stata la risposta che diede il fratello Branham nella 286, no? Che un ministro deve essere, avere una sola moglie. Ma poi lui, nel 65, con la rivelazione della verità, lui sembra che si contraddice. Perché? Perché è successo un caso con un pastore associato a John Martin. Quest'uomo, John Martin, si era separato e si era risposato. E allora un uomo scrive a fratello Branham e dice, fratello Branham, dice, Jack Bell si chiamava questo. Questo fratello Jack Bell scrive a fratello Branham e dice così, fratello Branham, io posso ospitare e fare predicare il fratello John Morton che si è divorziato e di nuovo risposato? E il fratello Branham disse, sì, io lo inviterei nella mia chiesa a predicare. Allora i fratelli andarono dal fratello Linvelli e disse, ma abbiamo ascoltato bene? Perché non solo glielo disse a voce, ma glielo scrisse per lettera. Ma scusa, abbiamo ascoltato bene quello che fratello Branham ha detto? Che quest'uomo divorziato può ancora essere pastore? Allora io, dice, personalmente, sono andato da fratello Branham. Allora, dice, fratello Branham, ma c'è sia qualche equivoco gli fa l'invele? Perché la mia comprensione è tutto parlo riguardante John Martin, che gli ha detto, e anche scritto a Jack Bell, la propria, anche in grassetto, dice che un uomo sposato, divorziato e risposato può predicare. Dice, ma abbiamo sentito male. E fratello Branham, dispiaciuto, disse, fratello Vail, se Dio non può perdonare un uomo per quello che ha fatto, mi dica, ma di che cosa lo dovrebbe perdonare? Se un uomo non è capace di perdonare l'atto di quest'uomo, ma cosa dovrebbe perdonare? Dice. Allora, fratello Vail disse, ti prego, fratello Branham, perdonami, gli disse. Mi dispiace, mi sono reso conto che non era il peccato imperdonabile. Vedete? C'è solo un peccato che Dio non perdona ed è il peccato imperdonabile. Ecco il punto. Allora a che cosa si riferiva? Allora a che cosa si riferiva fratello Branham, quello che disse qui in Tito, sia marito di una sola moglie? Quindi 3 opzioni, eh? Poligamia, un uomo sposato con 2 mogli, con più mogli. Divorziato
oppure come si chiama? Vedovo. Queste sono le tre opzioni della Chiesa che cominciarono i guai, no? Queste di qua. E allora dice, quale fu, dice, il problema? Allora, il fratello Brani, dice il fratello Vein. Egli disse, lì, la mia comprensione quando Paolo sta parlando in Timoteo è la poligamia. Gli disse, quello era il problema. Va bene, la Bibbia, va bene, dice, io ho la Bibbia aperta davanti a me, dice, e la mia mano alzata verso Dio. Io non sto mentendo, fratelli. Ora l'Europa può fare ciò che vuole, dice. Non sono alcuna autorità, dice, ma credetemi su questa questione, io sono un'autorità, perché io sono l'unico che poteva parlare per William Branham, perché William Branham gli disse, se avete voi dei problemi su quello che io predico, rivolgetevi al fratello Linveili, ed egli vi spiegherà tutto ciò che noi vi può sembrare misterioso. Quindi, perché sono l'uno che è andato a lui ed ha ottenuto la risposta? Io ho avuto la risposta che siete, quando sedevo con lui a Bozzer nella città nel 65, dice, insieme a Jackie Moore, dice, nella chiesa di Jackie Moore e così via. Ora la traduzione all'AMS dice che fu la poligamia, e lui disse, ora lo sai lì, quello come sono le donne, dice. Come può un ministro in una chiesa avere due mogli nel modo che le donne sono, che sono pettegole? Se c'è come una moglie, sì, succede danno, ma come sta a fare uno con due mogli in chiesa? Ed ecco svelato primo Timoteo 3, possono fare scoppiare tutte le bombe che vogliono, fratelli, ma Dio ancora una volta ci ha guidati alla verità. Quel fratello che era divorziato, separato e faceva parte dell'associazione dei ministri di cose, di Brano, gli disse, ma come mai quell'uomo può essere invitato a predicare? Sì, quell'uomo può predicare, amen, e può fare il pastore. Dio ci benedica, fratelli, Signore ci benedica, amen. Ok, gli abbiamo dato un'altra scossa. Amen. È la verità, ragazzi, cioè, sono cose che sono vissute al tempo del profeta, perché siamo uomini. Allora, sapete che dice il fratello Linveile? Linveile dice, volete una chiesa pulita? Allora dice così, usciamo tutte, chiudiamo la sala, apriamola fra una settimana, la troveremo pulita. Ma non c'è un presepe che non ci sono buoi e che i buoi sporcano, dice. Capite? Se ci sono dei buoi in un presepe, cosa fanno? Escremente. Quindi, volendo una chiesa pulita, usciamo fuori, esco anch'io, chiudo la porta e la chiesa rimane pulita. Ma dove ci sono uomini ci sarà peccato. Così, fratelli. E allora cosa dice lui? Lui dice, non cadete nella macchinazione di Satana. Qual è la macchinazione? Dice qua più avanti, mettere uno spirito di separazione. Quella è la macchinazione di Satana. E io l'ho visto, dice, in questa chiesa, in quella sua, no? Dove che ogni volta è successo un problema, abbiamo messo qualcuno fuori, quello spirito di separazione ha allontanato lo Spirito Santo. Vedete? Perché che si crea, no? Fazione e cose varie, fratelli. Non è così. Allora, come dice, come abbiamo letto prima, allora la miglior cosa qual è? Perdonatevi a vicenda. Amen. Dio ci benedica. Grazie, Padre, ancora per questa mattina, Signore. Aiutaci ancora in questi giorni, Padre, aiutaci ad andare avanti, Signore, la tua venuta è vicina, Padre, ne vediamo i segni, vediamo come i venti di guerra soffiano, Padre, vediamo l'incertezza delle nazioni, Padre, ancora con queste votazioni lì in Inghilterra, con tutto ciò che essi hanno vinto ci sono problemi, Padre, amen. Quindi ciò vuol dire che ciò, ogni cosa è instabile nel mondo, Signore. Non c'è nessuna certezza di tutto ciò che si fa, Signore. L'unica certezza allora è la tua venuta, Padre. Che essa possa veramente affrancarsi ancora il nostro cuore, Signore, con questa grande attesa del tuo ritorno, Padre, per la Chiesa con Gesù, Padre. Mentre noi aspettiamo, Padre, sappiamo che il nemico ci farà cadere, sappiamo che il nemico farà di tutto per distorcere la verità, ma sappiamo pure che siamo semeletto, amen. E tutto ciò che ci può accadere, Padre, non ci potrà mai distogliere da quella meta finale, Padre. Che la tua venuta, il tuo ritorno, che il tuo vederti in faccia a faccia, Signore Dio. Amen. Grazie Padre, grazie Gesù. Benedicici ogni cosa, le chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Dio ci benedica. Amen. Amen.